tutti, io sono Elisa e sono addestratrice presso il centro cinofilo We Dog It. Insieme a Fairplast abbiamo pensato ad un mini corso per insegnare a bambini o ragazzi ad approcciarsi correttamente ai nostri amici a quattro zampe. Per insegnare ai più piccoli ad avvicinarsi ad un cane sconosciuto, bisogna insegnare loro alcune piccole regole. Quando si incontra un cane, prima di avvicinarsi a lui, bisogna innanzitutto chiedere il permesso al proprietario. Infatti, non tutti i pelosi danno subito confidenza e soprattutto non tutti nutrono una simpatia per i bambini. Non bisogna mai correre verso l'animale e guardarlo fisso negli occhi, perché per il cane potrebbe essere un segnale di sfida. Non si deve inoltre fare movimenti bruschi e improvvisi, mai alzare la voce, atteggiamenti che spaventerebbero non poco il quattro zampe. Al contrario, se il bambino vuole avvicinarsi al cane, deve farlo con calma e pacatezza, fermandosi ad una determinata distanza per dargli un po' di tempo e decidere se dare o meno confidenza alla persona che ha di fronte. Qualora invece dovesse spostarsi o girare la testa, è meglio allora non insistere, perché probabilmente in quel momento si sente a disagio. Un consiglio è quello di chiamare il cane per nome e salutarlo con un semplice ciao. Il bambino inoltre non deve far trasparire alcun timore, perché i cani, essendo molto empatici, se ne accorgerebbero e di conseguenza si tirerebbero indietro. Anche questa lezione è finita, spero di essere stata utile. Alla prossima! Ciao ciao!